Quanto è importante oggi effettuare un corso di primo soccorso per il cittadino? Beh, diciamo che è molto importante effettuare un corso per le varie problematiche che noi stiamo sentendo a livello nazionale, ma la cronaca locale ci fa capire perché. Tante volte quando una persona sta male, va a terra, siamo abituati a chiamare da chitto il 118, a chiedere soccorso, a volte si urla e non si interviene. Avere invece una persona preparata che sa intervenire in quei momenti, poter fare la differenza in quei momenti perché sa agire, significa proprio salvargli la vita. Un cuore che si ferma, un cuore che non riparte per una problematica e attendere una ambulanza, sappiate che purtroppo se non c'è qualcuno che inizia a rianimare, quel cuore non ripartirà più. Si discute molto oggi dell'importanza di avere un defibrillatore nelle scuole, nelle strutture sportive. Io sono un campano e diciamo la Campania per tante motivazioni è un po' nominata in tutta Italia, però devo dire che la Campania ha un primato ed è quello che tutte le scuole pubbliche della Campania, a partire dall'infanzia fino alle scuole superiori, sono dotate del defibrillatore, un progetto della regione. Proprio nelle scuole significa che i ragazzi frequentano la scuola. 2 giorni fa un ragazzo di 11 anni è andato in arresto cardiocircolatorio, dove noi abbiamo avuto persone preparate, hanno fatto la differenza, insegnanti, sono intervenute e hanno salvato una vita. Ma non solo questo. Io con la mia squadra su tutti i territori italiani promuoviamo progetti gratuiti per la disostruzione, per salvare un bambino a scuola elementare quando fa merenda e va in ostruzione e non si sa cosa fare. Noi abbiamo tantissimi esempi a livello nazionale di persone morte soffocate e non sanno fare nulla. Avere personale preparato alla rianimazione nelle scuole, nei centri sportivi, nelle scuole calcio, nelle palestre, significa proprio intervenire e fare la differenza. Ecco, quindi per poter fare questi corsi, come bisogna muoversi, a chi bisogna rivolgersi? Qui nella regione Molise ci sono molte persone, istruttori che sono pronti e sanno intervenire. Io a livello nazionale, che sono un formatore, ci si può rivolgere a me tramite la mia pagina, il formatore nazionale Cornelio Scialdone, e vi potrò dare i contatti. Potete mettere un mi piace sulla pagina Angeli del Sorriso, trovarla, e questo è lo stemma, e lì sopra trovate tutti i contatti. Oppure a livello nazionale Salvamento Accademia Italia. Lì c'è una cartina, ci sono istruttori di tutta Italia, possono essere contattati. Sono disponibili, vengono, vi danno una mano e vi aiutano a fare i corsi.